Allora, buonasera a tutti, eh, grazie di essere qui, eh, grazie anche a chi ci sta seguendo, ci seguirà in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione. Eh, beh, per chi non mi conosce, io sono Patrizia Boschiero e all'interno della Fondazione mi occupo in particolare del settore editoriale e delle attività del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. E insieme a Steve Bisson che purtroppo non è qui in presenza con noi ma eh, ci segue a distanza da, da Parigi e abbiamo pensato dall'anno scorso in accordo con Luigi Latini il direttore della fondazione di provare ad inserire nelle attività pubbliche della fondazione un piccolo ciclo nuovo, diciamo, e quindi questa è la seconda edizione, che intendiamo dedicare diciamo, a, a un'intersezione e a un dialogo inevitabile e fondamentale che può avere naturalmente diramazioni estremamente varie, a cui abbiamo dato il titolo, forse leggermente pretenzioso, ma non voleva esserlo editoria e paesaggio, la fotografia contemporanea come ricerca. L'anno scorso eh, abbiamo realizzato tre appuntamenti eh, qui in fondazione, eh, il ciclo sia l'anno scorso che quest'anno viene organizzato in collaborazione con un centro culturale nato a Treviso da qualche anno che si chiama Lab27. E, e, diciamo, eh, Ospitiamo e vogliamo creare delle occasioni per presentare eh, dei progetti che sono da una parte dei libri, eh, in questo caso questa sera una rivista, eh, ma sono anche dei progetti di ricerca curati in particolare da fotografi, ma non soltanto, e, e che in molti casi hanno anche dato luogo a delle mostre. L'anno scorso avevamo diciamo, scelto un filo conduttore tematico molto coeso che era quello eh, diciamo, di un attraversamento eh, del nord-est o meglio del nord-italia eh, ragionando di diversi progetti che avevano diciamo, come tratto comune eh, una forte attenzione eh, alle tematiche ambientali, ecologiche e al, diciamo, allo sfruttamento eh, evidentissimo ed estremamente complesso del territorio del nord Italia. E avevamo parlato in particolare del, del progetto della Terra di Sotto, che appunto è stato un libro, è stata una ricerca, è stata una mostra anche itinerante. Di Luca Quagliato, Luca Rinaldi e Matteo Aimini, che erano venuti a trovarci a Treviso, un libro pubblicato da Penisola Edizione. Di Sandscapes, Vedute di Lombardia, di Claudio Beorche e di Matteo Balduzzi, del Museo della Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. E Atlante dei Classici Padani di Filippo Minelli, pubblicato da Crisis Publishing. Mi piace così fare un cenno ipersintetico, e qui mi fermo sul lavoro fatto l'anno scorso. E prima di passare diciamo, al programma di questo ciclo che quest'anno abbiamo deciso di eh, diciamo, distribuire tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre e che eh, apriamo questa sera eh, dedicandolo eh, appunto alla rivista di cui vedete le magnifiche <ride> eh, copertine dei primi sei numeri, un po' diciamo, elaborate per farle stare tutte, ma poi eh, ce ne parlerà. Eh, con dovizia di, di particolari e, di, e profondità di indagine la direttrice della, il direttore, direttrice della rivista Sara Marini eh, che poi vi presenterò meglio e, desidero subito ringraziare per essere qui e aver accettato insomma, di partecipare a questo incontro mh, Andrea Bianco che è appunto il fondatore di Lab27 ovviamente Steve Bisson con cui l'abbiamo immaginato tutto il ciclo e, eh, che è direttore artistico di Lab 27 e Luigi Latini, che anche lui interverrà questa sera, il direttore della fondazione, a chiusura un po' del, degli altri interventi, e in particolare, appunto della, del, del racconto, della narrazione che Sara Marini ci farà di questa che definirei grande sfida editoriale e non soltanto, ovviamente. Che è caratterizzata da questa rivista di architettura, di arti e di teoria. E quindi, poi anche il titolo stesso, il sottotitolo, già dice molto della complessità e della ricchezza di, questo, di questa rivista, e, che ovviamente non è una rivista di fotografia, e proprio per questo ci ha incuriosito particolarmente. Eh, volerla inserire all'inizio di, di questi quattro incontri che faremo quest'anno, eh, perché in realtà eh, dentro a, a tutti i sei volumi usciti finora di questa rivista semestrale, eh, l'immagine nelle sue molto varie possibilità e sfaccettature e la fotografia in realtà a noi pare che abbiano un ruolo Centrale, eh, non dico quanto i testi, ma, ma sicuramente un ruolo eh, importante e anche soprattutto ci è parso eh, dal nostro punto di vista un utilizzo estremamente mh, originale e, e complesso, anche nella sua, diciamo, eh, nel suo rapporto con, eh, con i testi della rivista ovviamente ne parlerà Sara Marini, mi piace soltanto anticipare come forse si può già vedere dalle copertine che ogni volume ha un, un, un titolo, un, una, un macro tema, un argomento monografico centrale intorno al quale, dentro al quale eh, navigano, ruotano eh, una grande varietà di, di rubriche, di tipologie di testi diversi, di tipi di interventi differenti, eh, in un modo estremamente interessante. E, leggendo soltanto i, i, i titoli di questi, di questi volumi, quindi da Super Venice a Materia Autore a Inselva, a Esili e Esodi, a Moby Dick, Avventure scoperte, all'ultimo numero uscito, ma penso che a breve ne uscirà un altro che è Magic: eh, già insomma sono, sono titoli estremamente evocativi di mille potenzialità differenti. E, e però ri, risfogliandoli in questi giorni, eh, così dico una cosa forse un po' banale, ma. Mi, mi viene da dire che, che sono anche titoli, e poi appunto entrandoci all'interno, che sono anche un po' delle potenziali metafore di, che è, di quella che è l'avventura di Vesper, mi viene da dire, da Super Venice a Magic, diciamo, no? Così, eh, la butto là un po' come battuta, però eh, sfogliandoli ci, ci pensavo al fatto che questi temi sono anche, poi insomma... Dirà meglio Sara Marini se, se questa così, eh, associazione libera può avere un senso. E, mi, permettetemi di accennare anche diciamo, ai prossimi appuntamenti. E quindi, dopo la serata di oggi, eh, il 28 ottobre, non saremo qui, ma saremo alla sede di Lab 27, che è a Treviso, diciamo lungo la Castellana. E alle 21, quindi un orario diverso dagli altri, perché la serata sarà dedicata a un, a un progetto d'autore, diciamo, di un fotografo eh, di origini bosniache che è Zia Gafic. Il suo progetto si intitola Il progetto che, del quale abbiamo scelto di parlare è Heartland, e, e dunque è un lavoro come molti altri di Zia Gafic, estremamente legato al suo essere. Radicato e, e nello stesso tempo un grandissimo viaggiatore per il suo lavoro di fotografo, di documentarista, ma molto radicato al paese di Sia Gafic, che è la Bosnia-Herzegovina. E lo facciamo, lo faremo all'Ab27, perché questo volume si colloca anche nel contesto di una mostra che è stata aperta una settimana fa all'Ab27. Eh, intitolata Ciò che resta ma poi magari sarà Andrea Bianco a dirci qualcosa di più o lo stesso Steve Bisson eh, dove appunto eh, sono presenti opere di Zia Gaffic e di altri fotografi eh, legati, legati tutti i lavori in questa mostra a cosa resta nei paesi dopo il conflitto adesso la butto così è un tema enorme e enorme e anche, eh, come dire, purtroppo sempre attuale, e, e quindi il prossimo appuntamento il 28 ottobre alla 27 con Zia Gaffic, e, mentre poi in novembre ci ritroveremo qui, venerdì 18 novembre, sempre alle 18, per presentare un lavoro con un taglio ancora diverso, che è eh, del fotografo Davide Degano, «Sclavanie». Eh, Davide Degano eh, in estrema sintesi usa, mi viene da dire la macchina fotografica proprio come ricerca, anche lui molto legato al suo territorio di origine Sclavania è un, possiamo definirlo, una sorta di microcosmo geografico al confine tra il Friuli e la Slovenia e di questo quindi parleremo con eh, Davide Degano e con altri ospiti in quella serata Infine eh, all'inizio di dicembre, il 2 di dicembre, sarà, eh, qui con noi, saranno qui con noi scusate, Arcangelo Piai, Corrado Piccoli e Miro Graziottin eh, per raccontarci il loro lavoro eh, che è, in questo momento è ancora in stampa, in realtà però insomma ben conosciamo come, come lavorano, eh, Rive, Piere, Casere, il popolo delle colline. Che coincide anche con una mostra che verrà fatta qui negli spazi Bomben a partire dal 17 di novembre fino a fine anno in linea di massima. E quindi diciamo, si tornerà a parlare con loro di paesaggio veneto attraverso il loro percorso di ricerca essenzialmente fotografico ma anche in particolare per quanto riguarda il lavoro di Miro Graziottin con un taglio antropologico. Io diciamo, non voglio rubare tempo alla, a quello che. Ci racconterà la professoressa Sara Marini. E mi piace però dare prima eh, la parola un, per un saluto e, e un qualche cenno al lavoro di Lab27 ad Andrea Bianco, che chiamerei qui, eh, che è il fondatore di Lab27, che invito tutti, lo faccio io che non lavoro per Lab27, a visitare e a seguire nelle attività che dedicano in primis alla fotografia. Grazie, grazie. Grazie Patrizia, grazie, grazie, buonasera a tutti ed è un piacere essere qui ancora nuovamente come lo scorso anno come partner di Fondazione Benetton che è così importante per noi, quindi è un onore e un privilegio eh, come l'Abe27. Eh, siamo nati da qualche anno, però eh, consideriamo che eh, le sinergie e le possibilità di dialogo fra diversi sapere, esperienze e possibilità, e indubbiamente Fondazione Benetton ne ha da vendere è qualcosa che per noi posso dire è fonte di ispirazione ma soprattutto posso dire di per imparare anche noi eh, bene quello che state sviluppando così da, da anni quindi un, un, un sincero grazie a Patizia Boschiero per la lungimiranza per la continuità grazie a Luigi Latini per averci dato la, la possibilità così di continuare questa collaborazione eh, un grazie, lo anticipo a tutti i partecipanti futuri di tutte le, 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 le serate, però intanto un, un, un ringraziamento a Sara Marini che è appunto come diceva la, Patrizia la direttrice che ci presenta questa sera cose così interessanti. Quello che dicevamo è che è interessante riuscire a mischiare comunque il, il dialogo fra saperi, cose diverse, lo sviluppo di sinergie fra realtà diverse. Okay. L'incontro di professionisti eh, con un pubblico eh, che può recepire la piacere di, di vivere e fa piacere vedere così numerosi. Uh, Steve Bisson, che è il nostro, il nostro curatore, che adesso è responsabile a Parigi, quindi noi siamo felici come l'AB27 di averlo parzialmente, posso dire, non dico perso, però ha avuto questo riconoscimento e noi vogliamo pensare che nel nostro piccolo abbiamo... Pic contribuito a dare una visibilità a una persona, posso assicurarvi è di, di grande carisma di grande conoscenza ma soprattutto per me è fondamentale questa è un po' anche la mia provenienza lavorativa no? che comunque non è solamente l'importante da una parte dei risultati ma è il fatto di poter riuscire a collaborare è fondamentale, posso dire, sono l'importanza delle persone e Steve merita sicuramente quindi mi congratulo ancora una volta del suo passaggio anche se qualche posso dire problematica ovviamente come riferimento, comunque siamo felici. Eh, diciamo che mancano spesso e volentieri delle occasioni no, per riuscire a parlare di fotografia no? e quindi perché tutti la usiamo, eh, tutti la usano oggi ragazzi, però da una parte così, bisognerebbe cercare di soffermarsi e queste occasioni ci servono per dare il tempo, iniziare a prendere qualche il tempo per fermarsi, per, per fare delle considerazioni, per iniziare a parlare effettivamente di fotografia. Ecco. Quindi è quello che cerchiamo fondamentalmente noi un po' nella nostra modesta, per carità, assolutamente, eh, posizione, la 27, di cercare di, di, di fare, porre, non tanto dare delle risposte perché noi non possiamo, però facendo, proponendo delle delle mostre, degli incontri, delle serate online, abbiamo un bel archivio. La biblioteca è molto interessante perché comunque abbiamo oltre 300 libri in biblioteca visitabili, quindi dedicare quel tempo... Fermarsi per riuscire a pensare, posso dire onestamente, cosa vuol dire la fotografia? Perché ce n'è talmente tanta in giro che si va a rischio che cali l'attenzione, non nei confronti della fotografia, ma dell'importanza del messaggio della fotografia. Ecco. Il tema del territorio, il tema del territorio che, che voi sviluppate da tempo cioè è un tema molto interessante perché comunque va al di là dell'aspetto fotografico, no? è l'aspetto sociale, lo sviluppo. Eh, rimarre qualcosa, qualcosa che. Che, che non serve oggi solamente, ma avrà nel tempo quel valore, perché comunque è il passaggio dell'uomo. E quindi quello che, viene, che noi vediamo, che voi fate, noi possiamo solamente ringraziarvi dell'opportunità che date, io penso, a tutto il pubblico, anche a noi, come l'AVE27. Stiamo iniziando capendo la forza del, del, della, della fotografia, insieme alla parola, ok, mischiata, per cercare di proporre e produrre delle cose interessanti, fatte da professionisti che comunque possono dire cose interessanti. Allora, questi quattro incontri parlano di libri, di progetti, di sfide editoriali, tutto corre virtualmente, però anche c'è una cosa, in questo caso, l'aspetto materico no, della fotografia, siamo portati a vederlo troppo su questi telefonini troppo avere gli archivi pieni di foto, no, non si stampa più, si fa fatica. Invece bisogna riportare e ripeto trovare il tempo per soffermarsi un attimino a pensare, perché non abbiamo tempo di pensare, perché tutto corre. Ma invece l'importante e ripeto l'app 27 vuole cercare di dare quella possibilità di un punto di incontro per pensare, per trovarci. Abbiamo due giovani noi all'interno, che questa sera adesso non so, non vedo però dovevano venire, ed erano sono due ragazzi che vengono fuori da fabbrica, no? quindi la, il circolo sembra che sia sì. Ed è, e ci segue appunto la rubrica giornali, fotografia, e quindi portano avanti una rubrica per raccontare i libri. E quindi ringraziamo anche su questo, perché alla fine diciamo che stiamo iniziando a avere anche una, una sorta di sinergia esterna. Con questo. Concludo assolutamente e vi ringrazio per l'attenzione. e Buona serata. Allora, fi finalmente passerei la parola appunto a Steve Bisson, che è stato ampiamente diciamo e eh, variamente citato. Eh, appunto è a Parigi perché è stato nominato da qualche mese direttore del dipartimento di fotografia dell'Università. Paris College of Art e per questo non è qui con noi stasera. <ride> e quindi eh, io non mi dilungherei sulla presentazione di Steve Bissone, gli darei subito la parola eh, per poi passare a Sara Marini. E sperando che tutto il collegamento funzioni bene. Allora, ehm, Buonasera a tutti, eh, grazie per l'introduzione e per le buone parole, ma soprattutto... <coughs> Eh, non voglio perdere tempo con ulteriori ringraziamenti perché insomma, già Patrizia e Andrea insomma, avete ben introdotto sia il senso di questa iniziativa e, e anche delle persone in qualche modo che sono state coinvolte e che hanno reso questo possibile. Dunque eh, mi dispiace un pochino non essere lì, ma insomma, la tecnologia mi permette anche se solo diciamo, virtualmente a distanza di esserci, ci sarò senz'altro i prossimi incontri, quindi recupererò allora, il mio intervento, ehm, da cosiddetto esperto di fotografia, che nell'era della riproduzione meccanica e dinamica del visibile, insomma, lo siamo un po' tutti, no? Esperti diventati in qualche modo. Per cui ecco, non è necessariamente un vanto questo, ma eh, il mio ruolo è un pochino quello di aprire un vanto ulteriore, ecco, no? rispetto alle battute iniziali che mi hanno preceduto. Ehm, verso quello che è l'intervento principale no? di, questa, di questa serata, di questo incontro, che è l'intervento del professoressa Sara Maria. Il primo di questi quattro progetti editoriali che Patrizia Boschiero ha ben diciamo, introdotto. Dunque, Vesper, eh, una rivista di, di architettura, teoria e arte, recita diciamo, il titolo, una rivista tecnica, con un titolo direi, che ci ricorda il Vespero contemporaneo in cui abitiamo. No? in cui le certezze sfumano, eh? in una sorta di perenne trasformazione del presente, eh, eh, quasi come se non ci fosse più un tramonto ormai. No? E, mh, per cui qualcuno, diciamo anche legittimamente, potrebbe chiedersi Ok, che c'entra tutta questa cosa con la fotografia. Mh? Patrizia ha già dato degli indizi da questo punto di vista, io cercherò di rispondere a questa domanda uh, invece in contraccitazioni, che prendo a prestito appunto da, da tre diversi numeri, da tre diverse uscite eh, di questa rivista. Mm? E, e voglio partire eh, con una prima citazione che riguarda eh, il numero che ha titolato Moby Dick, avventure scoperte, eh, in cui viene dato risalto al concetto della ricerca di frontiera, mm? all'estremità delle conoscenze, ai, ai confini dei saperi. E lo, e lo si fa anche con un inserto dedicato al lavoro di Armin Linke, che della fotografia possiamo dire che in qualche modo ha tentato di capovolgere la definizione. Mm. E questo allora è un tema significativo. È sempre più evidente, anche non è dei lavori, ovvero che l'immagine esce dalla sua bidimensionalità. Mm, l'immagine è diventata oggetto feticcio ticcio scultura, render spazio, architettura, fluido, se non addirittura linguaggio, linguaggio sospinto da cosa? Da un costante vento tecnologico che informa, forma e trasforma le pratiche, ma anche i modi attraverso cui noi percepiamo e rappresentiamo cosa, ciò che ci sta attorno. No? Questa è la prima citazione che, usa, che, che voglio richiamare, la seconda qual è? Mh, mi riferisco sempre a un altro numero della rivista, il numero 2. e mi riferisco in particolare a questo dilemma materia autore, preso a prestito da Roland Barthes hm, come spazio di indagine, critico francese, Roland Barthes, quest'ultimo no, molto caro però ai lettori della fotografia, per queste sue digressioni, teorie contenute in un libro, camera chiara, dove introduce cosa? Introduce del dizionario… Hm, Introduce un dizionario fatto di alcuni elementi, ed è qui la sua forza, ancora oggi stabili, nel discorso comune del mezzo, sul mezzo, anche, oserei dire, nei circoli amatoriali, quindi nei circoli diciamo, non necessariamente più colti, no? più studiati, si potrebbe dire. E questo è preso a prestito dalla rivista, in questo secondo numero. No? Ecco, Barthes ci ha introdotto, ad esempio, la distinzione tra punto e studio. No, ecco, una delle tante no, eh, parole che poi sono entrate nel gergo quotidiano di chi si appassiona di fotografia e lo ritroviamo in una rivista di architettura. Ecco, il tema appunto del dilemma in materia autore, il tema dell'autorialità, ecco, per, per semplificare, è centrale, mh, senza uguali probabilmente, nell'ambito vasto della produzione delle immagini, no? lo sappiamo, basta pensare al dibattito oggi sul ruolo che le immagini hanno nel plasmare le opinioni pubbliche costruzione di prospettive, di immaginari, sentimenti e questo attraverso cosa? Attraverso i social media, di nuovo la tecnica, la tecnologia di cui parlavo poco prima, è questa nuova postura digitale no? che ci rende un pochino più gobbi, ma anche presenti simultaneamente in più mondi o nell'altro mondo, come l'ha chiamato in quel simpatico libro baricco, mm? e che però è sempre più questo mondo, nostro mondo. Allora, questa questione che si lega quindi a cosa, che soprattutto nel mondo nostro, tra virgolette, della fotografia, è il tema dell'autenticità, ovvero della sostanza verso la forma. E non è questo un pendolo fisso anche dell'architettura. Terza citazione. Voglio richiamare, eh, parlava di titoli prima, la Patrizia ha ragione, ce n'è uno che io adoro in particolare, devo dire, ed è Esili e Esodi. E lo adoro non solo perché è un gioco sottile di parole, ma perché invita a una riflessione sui punti di vista, questi ultimi centrali nel, nell'arte della fotografia, o meglio, nella, direi nella pratica del vedere. Cosa che mi riporta al dibattito quindi sull'etica dello sguardo, che spesso rientra sempre più dalla porta principale dei nostri salotti curatoriali. Possiamo educare lo sguardo? Ora non ho il tempo di rispondere, di aprire un dibattito su questo, no? ma certo possiamo fare qualcosa, possiamo scegliere, possiamo distinguere, possiamo interrogare attraverso l'immagine. E ciò ha sempre più senso diciamo, dal momento che noi siamo a bagnomaria in una società basata sull'immagine, che non è solo apparenza, badate bene, come alcuni stolti ancora credono, intendono. Ma è produzione, produzione di senso comune, non collettivo, comune, che ci piaccia o meno. Allora, in questo senso è molto apprezzabile, in questo numero di Vesper, e qui faccio la mia terza ed ultima citazione, eh, il contributo, ritrovare il contributo di Anthony Muntadas. Penso al suo lavoro sulle recinzioni, CERCAS, in spagnolo, come dispositivo ottico capace di imprimere e riassumere su carta, questo fa la fotografia, e inchiostro, biblioteche intere di studi sui confini, e sulla cesura tra pubblico e privato, sul bisogno di sicurezza nella città, temi di grande attualità lo sappiamo. Il tutto però lui lo fa in una manciata di fotografie. Ecco la forza, ed ecco perché la fotografia non è mai stata così viva, ingombrante, virale, tossica, popolare, ineludibile. Uno strumento, ripeto, uno strumento in espansione, sta a noi utilizzarla con criteri. E qui cedo la parola a Sara Marini, che mi pare, assieme alla sua squadra editoriale, ne faccia un buon sapere. Grazie a tutti. Ringrazio Steve Bisson, col quale poi magari proveremo a interagire eventualmente dopo nel corso di domande, eccetera. E, e chiamerei qui, eh, finalmente, <ride> eh, Sara Marini. E adesso io penso che molti di voi la conoscano molto bene, però insomma mi piace almeno dirvi che oltre ad essere appunto il direttore di, di Vesper, eh, che esce come rivista del Dipartimento di Cultura del progetto Uav e pubblicata dall'editore Quadlibet, che tra l'altro mi piace ringraziare anche perché è stato estremamente collaborativo con noi nell'invio di volumi, eccetera. E Sara Marini è professore di composizione architettonica urbana all'Università IUAV di Venezia e ha una, direi, super intensa attività anche di scrittura e attività editoriale in senso ampio, non soltanto naturalmente per Vesper. Nel senso che dirige diverse collane editoriali, Silva per Mimesis, Ancore per Libria, Carte Blanche per Bruno e sempre per Quadlibet, Quadlibet Studio Città e Paesaggio in Teoria. E inoltre ha partecipato e coordinato diverse ricerche nazionali PRIN, come Recycle Italy, progetto di paesaggio per luoghi rifiutati, piccoli aeroporti, la ricerca europea My Ideal City curatrice di diverse mostre, di, membro di team curatoriali di altre mostre, tra cui Ricicola, allestita appunto al, già citata e allestita al Maxi di Roma, e esposizione all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, alla Biennale di Architettura con, nel Padiglione Italia, Casa Nera nel 2018 e diverse sue pubblicazioni eh, come autrice o come coautrice e curatrice, tra cui Guida alle chiese chiuse di Venezia, sull'autore di Quodlibet, Venice, edito da Bruno, eh, Nuove Terre, Architettura parassita, insomma... Mh. Mi fermo qui, la ringrazio molto anche per l'immediata e generosa disponibilità ad essere con noi per l'ennesima volta in Fondazione, ormai di casa anche qui, e la ringraziamo. Grazie, buonasera a tutti. Non so se si vede la presentazione. Ecco, allora... Intanto grazie di nuovo per questo invito, mi fa molto piacere insomma, tornare sempre in fondazione e eh, torno in altra veste, quindi entro subito nel merito eh, del progetto editoriale che dirigo dal 2019. Appunto la rivista Vesper, come vedete dal suo sottotitolo, è bilingue, una rivista in italiano e in inglese, dai diversi loghi vedete chi ha partecipato, chi sostiene e all'interno di quale struttura viene portato avanti questo progetto. Si tratta appunto della rivista di un dipartimento, del dipartimento culture del progetto, è già il nome del dipartimento qualcosa, qualche indizio lo dà sull'atteggiamento chiaramente e sulle diverse culture del progetto che sono raccolte all'interno appunto della nostra scuola che è l'Università UAV di Venezia. Eh, All'interno della quale è stata istituita un'infrastruttura di ricerca, nella eh, quale è stato, ehm, a, eh, stato dato spazio a un centro editoria. Il centro editoria Parda, appunto, ha progettato questo, di cui sono responsabile, ha progettato questa eh, rivista che è edita da Quadribet, e il progetto eh, grafico è stato firmato da Bruno. Quindi, insomma, siamo di fronte a un progetto editoriale. Eh, appunto finanziato attraverso fondi ministeriali, in, in seguito al conseguimento di un, del riconoscimento del nostro Dipartimento come eh, Dipartimento d'Eccellenza, e il progetto, appunto, del nostro Dipartimento era quello di dare corpo ad una rivista. Siamo nel 2018, in quel momento iniziamo a progettare. Vesper. Eh, questo che vedete proiettato è il testo che sottolinea quelli che sono gli intenti di Vesper e che spiegano anche un po' il nome. Dare il nome a una rivista chiaramente è un atto fondativo piuttosto importante, è anche un atto fondativo che non è possibile cancellare nel tempo, è qualcosa che, eh, che resta. Come vedete viene evocato evidentemente il crepuscolo, eh, l'ombra lunga. Delle cose. Quindi mh, sostanzialmente quello che andiamo ad affermare è che il Novecento è finito eh, con i suoi appelli agli eh, alti sol dell'avvenire e che evidentemente siamo in una eh, nuova condizione, una condizione che Vesper, con tutti i rischi del caso, ha intenzione di guardare. Eh, a Gamben scrive che guardare dentro il contemporaneo eh, è molto rischioso, si rischia di essere ciechi, no? perché c'è una un'eccessiva prossimità. Ma eh, qui mi leggo subito al tema della fotografia, ci sembrava invece doveroso proprio parlare attraverso una collezione di temi che segnano i vari numeri della rivista, tentare di raccontare il contemporaneo, di raccontare questo tempo, cosa che la fotografia nel, negli ultimi eh, decenni ha sempre continuato a fare. Mentre magari qualche mh, negli ambienti della ricerca, qualche forma del progetto, vi dicendo se ne è un po' disinteressato oppure abbiamo un po' perso di vista alcune dinamiche del territorio reale. Quindi l'appello alla fotografia è anche un appello a chi ci ha sempre ricordato quelle che erano le dinamiche in corso, anche quelle meno gradevoli sostanzialmente da, eh, da rilevare. Qui vedete un po' la squadra che c'è dietro questo, questo lavoro, chiaramente eh, il consiglio editoriale è piuttosto articolato e il comitato scientifico è eh, internazionale. Eh, abbiamo deciso di optare nel 2018 19 quando abbiamo progettato questa rivista, per un oggetto cartaceo. La scelta non era assolutamente scontata. Diciamo che il vento, appunto il vento della contemporaneità, come è stato sottolineato anche prima, eh, avrebbe dato molto più per scontato il fatto di optare per un oggetto, una presenza digitale. Ma eh, il nostro rapporto con il mondo digitale mi pare ancora molto estemporaneo. Se vogliamo, anche per certi tratti, o molto preciso, io vado a cercare qualcosa che mi serve con grande precisione, oppure un mondo nel quale eh, si può navigare un po' così per perdere tempo. Sicuramente non è un luogo ancora che propone eh, luoghi d'affezione. Ecco, quindi abbiamo optato per un oggetto di carta, la cui dimensione fosse la dimensione di una rivista e non di un libro, quindi più grande di un libro, non grandissimo come altre riviste che magari diventano ingombranti nel, loro, nel poterle portare anche in altri luoghi, nel poterle guardare anche in luoghi non comodi, ecco una rivista che si lega al tavolo, all'oggetto del tavolo fino ad un certo punto, però abbiamo un punto, tentato questo rischio, insomma comunque questa avventura dell'oggetto d'affezione poi eh, in questo brevissimo resoconto che vi faccio della struttura appunto della rivista poi attraverso invece i suoi rapporti con la fotografia da non esperta di fotografia chiaramente e ehm, che differenza c'è tra un libro e una rivista Ecco, in alcune eh, riviste anche di architettura, che parlano di progetto, anche importanti, diciamo che questa eh, distanza non è più vedibile oppure non è stata più vedibile, è proprio per l'uniformità dei contributi e del loro rapporto tra testo e immagine. Quindi eh, ci è sembrato che quelli fossero dei libri con la cadenza di una rivista. Eh, abbiamo invece iniziato a studiare appunto nel tempo del progetto di Vesper quella che è stata l'age d'or delle riviste eh, italiane di architettura eh, di vario formato con vari direttori più o meno importanti non solo le riviste italiane ma in particolare le riviste italiane devo dire che insomma hanno conosciuto una stagione felicissima in tre, quattro lingue, anche in unica lingua, insomma, molto articolate e molto articolate in rubriche. Quindi quello che vedete appunto nella, in questa slide sono l'insieme delle, delle rubriche eh, che abbiamo messo in campo, che abbiamo eh, progettato. Proprio perché i numeri funzionano come degli arcipelaghi. All'interno dei quali ci sono delle isole, ogni isola funziona a proprio modo, chiaramente l'arcipelago in sé dovrebbe prendere un senso, si spera che prenda un senso. Tra queste rubriche non è elencata, ma la copertina è già per noi un contributo, eh, poi entrerò di più nel merito. Ma non è scontato, soprattutto se eh, per chi ha presente insomma, il parterre eh, delle riviste eh, di architettura, di arte, di, di teoria eh, che precedono questo progetto giovanissimo, il fatto di optare per uno scatto fotografico in copertina. Diciamo che eh, la tendenza era certamente un'altra quando abbiamo fatto questa scelta. Qui vedete quella che è la geografia, lo stato attuale degli autori che hanno partecipato ai nostri numeri. Chiaramente c'è una prevalenza di autori italiani, ma insomma eh, c'è una certa partecipazione anche di autori eh, che arrivano da altri paesi. Eh, la rivista raccoglie eh, contributi sia su invito a esperti dei temi che attraverso la call. La call è uno strumento molto potente perché, appunto, ci fa arrivare autori eh, che noi chiaramente non conoscevamo e ci permette, appunto, di fare un incontro con. Eh, lo sconosciuto e l'imprevisto. Vesper è anche online, doverosamente online, quindi fa anche un po' un doppio-triplo gioco: <ride> ha delle pagine appunto all'interno del sito eh, dello IUAV dove eh, fornisce altre informazioni. E anche qui però vedete. Di nuovo un rapporto tra eh, testo e immagine piuttosto serrato, anche se siamo online. Vesper online viene raccontata anche attraverso fotografie delle, eh, della rivista che ne raccontano il dato fisico, ma appunto la fotografia, questa doppia natura della, della fotografia e la sua facilità anche di andare in rete. Da noi viene sfruttato per fare anche un po'. Un campo, un controcampo tra il cartaceo e il eh, digitale. Abbiamo optato anche per uno strumento eh, come Instagram, che quindi dà grande spazio al, uh, all'immagine. La rivista è eh, scientifica, è riconosciuta come scientifica sia nell'area dell'architettura ehm, dell che in quella della filosofia. Recentemente è stata accreditata in Scopus, questo. Eh, chiaramente un'informazione soprattutto per gli ambienti eh, scientifici, ed è stata candidata al eh, compasso d'oro eh, um, per uh, i prodotti. Diciamo chiamano così: chiaramente nel compasso d'oro del 2021, quindi è rientrata tra i, i, un numero ristretto appunto, di prodotti che potevano ambire al Compasso d'oro. Questo è un po' eh, per sottolineare anche che chiaramente vespera un compito accademico, scientifico, però al tempo stesso questo riconoscimento eh, dell'ADI, questa candidatura al Compasso d'oro, fa sì che questo investimento su un oggetto di carta abbia avuto evidentemente un senso, un suo eh, riconoscimento. E già eh, nel momento della progettazione della eh, rivista abbiamo progettato i, subito gli otto temi, i primi otto mh, temi dei primi otto numeri. Quindi correva l'anno 2018-2019. Eh, quando eh, ci siamo immaginati questi otto temi. Sono otto temi che hanno la pretesa di raccontare la contemporaneità. Eh, abbiamo iniziato chiaramente dal più difficile, già che c'eravamo, insomma, non tanto valeva partire subito dalla sfida più ardua, cioè parlare di Venezia. La venezianizzazione del pianeta, delle dinamiche che attraversano la città nella quale la rivista nasce e sotto gli occhi di tutti, Evidentemente, no? anche luoghi che si pensavano dimenticati, che non sarebbero stati attraversati dal eh, turismo, lo sono stati magari grazie a un servizio fotografico, grazie a un film, grazie a un telefilm. Quindi, Venezia non è tanto un'eccezione quanto sta diventando per certi versi una regola. Chiaramente parlare di Venezia è complicatissimo, la bibliografia è immensa, gli autori, i fotografi che se ne sono occupati eh, sono tantissimi, però eh, ci è sembrato doveroso iniziare da lì. Qui velocemente una, un elenco degli autori, dei fotografi che hanno lavorato con noi, probabilmente abbiamo dimenticato qualcuno e, e qui sono presenti solo gli autori contemporanei che hanno lavorato con noi perché Vesper lavora anche molto con la fotografia d'archivio. Eh, qui non sono eh, chiaramente citati, eh, ringrazio ancora per questo invito anche perché è l'occasione per ringraziarle di queste collaborazioni perché eh, chiaramente si tratta di professionisti, autori eh, che ci hanno concesso la loro opera, hanno partecipato al nostro eh, progetto. Come dicevo prima eh, la copertina è il primo contributo, cioè non è eh, banalmente un'immagine, un quella che noi mettiamo in, co in copertina, ma è uno scatto di un autore capace già di dire molto del tema. Cioè, per noi è un saggio questa immagine. La usiamo anche in modo, diciamo che magari i fotografi potrebbero essere eh, fino a un certo punto contenti, anche se devo dire che non si sono mai lamentati, anzi si sono anche, eh, hanno trovato anche interessante questo modo di pubblicare l'immagine. Come vedete eh, potete vedere la copertina sia chiusa che aperta. Lo scato, il senso dello scatto lo si capisce solo con la copertina eh, aperta, mentre la copertina chiusa ne restituisce solo una parte. Quindi il ruolo del lettore non è passivo, cioè ci aspettiamo come dire, che eh, faccia un'azione, eh, interagisca con questo oggetto e che vada a capire il senso di questo scatto. Questa appunto è la copertina di Super Venice. Eh, lo scatto di Armin Link e siamo dentro il simulatore del Mose. Di nuovo il numero non è dedicato solo a Venezia ma a Super Venice, quindi qualcosa, una Venezia molto alterata, le alterazioni che attraversano eh, questo luogo. E il fatto di iniziare guardando dentro un simulatore della realtà, realtà che poi è stata modificata in questi termini, quindi un, una sorta di eco. Eh, ecco. Agli autori eh, della copertina chiediamo anche di eh, accompagnare il lettore nell'ingresso del numero, quindi a volte c'è un numero eh, variato nei diversi numeri. Eh, di fotografie, sempre dello stesso autore della copertina che spesso si affianca all'indice. Qui vedete appunto uno scatto sempre di Armin Link dei lagunari eh, che stanno facendo un'esercitazione. Quindi una Venezia molto, molto inedita, se vogliamo, certo, tutt'altro che da, da Cartolina. Entro poi brevemente in alcuni, attraverso alcuni contributi, di nuovo eh, ringraziando que questi autori. Che hanno collaborato con noi, siamo sempre dentro Super Venice. Questo è un articolo nella rubrica Progetti dedicati a Casa Scatturin, progetto di Carlo Scarpa. Scatturin era l'avvocato che ha difeso Carlo Scarpa nelle varie denunce che Scarpa ha ricevuto dall'ordine degli architetti perché eh, praticava la professione senza essere un architetto, senza essere laureato in architettura. Quindi un rapporto autore-committente piuttosto importante, anche piuttosto intenso, anche di grande scambio, diciamo il proprio avvocato che ti difende, che ti chiede appunto di progettare eh, il proprio appartamento. Sono, questo è un lavoro eh, di Alessandra Chemollo. Che accompagna un testo di Luigi Cuzzardi. Allora, eh, prima si diceva che il rapporto eh, testo e fotografia no, è quasi, ha quasi lo stesso peso per Vesper, qui per noi sono due saggi che si incrociano, il saggio scritto e il saggio fotografico eh, di Chemollo che ci fa entrare a casa dell'avvocato eh, Scaturin e ce ne fa vedere. Alcuni eh, dettagli, alcune scelte anche molto riconoscibili dell'opera e anche insomma, molto, mh, che, che segnano molto il, il progetto di questo appartamento da parte di Carlo Scarpa, come questa scala che è la scala che permette di salire all'altana. Eh, le collaborazioni anche il rapporto tra ehm, fotografia e testo e i contributi eh, firmati dagli autori appunto, che mh, propongono le loro ricerche, le loro storie progettuali eh, sono differenti. Ad esempio eh, questo è il caso di un altro progetto, sempre il numero uno. Che è il progetto di restauro del Palazzo dei Grimani, firma di Mario Piana che firma anche il testo: 25 anni di restauro di questo bellissimo palazzo. E eh, abbiamo chiesto appunto ad Andrea Pertoldeo di aiutarci attraverso il suo lavoro, la sua interpretazione per raccontare eh, la condizione del palazzo alla fine eh, del restauro. Come avete visto, il contributo però si apre invece con una fotografia, appunto, d'archivio che racconta la condizione del palazzo prima eh, del restauro. Passiamo al numero 2 dove la copertina è firmata da Olivo Barbieri eh, che insomma mh, con la sua cifra stilistica come di consueto eh, ci fa vedere queste, mh, queste immagini se vogliamo più a campo aperto no? abbiamo una visione eh, più aperta rispetto a quella di Vesperuno, che è un po' più claustrofobica volutamente claustrofobica perché è una visione veneziana e In questo caso il campo aperto però è alterato, di nuovo una fotografia eh, che non restituisce, che non ha la pretesa di restituire la verità, ma che ci restituisce un'interpretazione ambigua eh, di quello che va a ritrarre e quindi sta all'osservatore cogliere eh, gli elementi a fuoco, non a fuoco, eh, che ci sta raccontando. Qui appunto eh, tecnicamente Olivo Berbieri rappresenta questi paesaggi anche urbani e mh, che sembrano però attraverso i suoi scatti dei, dei, dei modelli, delle macchette in miniatura. Eh, se vi guardate ad esempio il suo lavoro anche eh, sulla citt la cosiddetta città perfetta, tutto il lavoro sulla mh, città adriatica che attraversa, mh, attraversa anche Venezia ma altre città, vi sembrerà, insomma, no, non è chiaro guardando le fotografie se stiamo vedendo la realtà o una maquette della realtà. E di nuovo questi scatti di, di Barbieri che ci accompagnano dentro l'indice, come vedete, sono anche ruotati proprio per dare maggiore agio al racconto fotografico che, mette, e che chiede al lettore di stare in una determinata posizione fino a quel punto di lettura e poi magari di cambiarla. In un altro, eh, un altro contributo, sempre all'interno di questo numero, mi permette di sottolineare un'altra questione legata alla fotografia. Eh, qui siamo eh, sempre all'interno della rubrica Progetti, eh, nel quale si affronta un'opera un di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo. La fotografia che mettiamo in apertura del contributo è di autore ignoto. Quindi, come dire, anche qui sicuramente Vesper valorizza l'autorialità, ma anche il documento. Poi l'opera all'interno è raccontata dagli scatti di eh, Fabio Mantovani, che racconta eh, un qualcosa che non sempre nell'architettura viene raccontato, che è il anche il cantiere, cioè il processo di trasformazione dal. Eh, dallo stato dei, dei luoghi a progressivamente quello che è il risultato eh, finale e anche i movimenti che l'opera eh, propone attraverso questi scatti in sequenza oppure qual è la condizione chiaramente della nuova architettura, dell'architettura ristrutturata nel mh, paesaggio della città o se vogliamo della periferia della, della città. Ma di nuovo, eh, non sempre la fotografia dentro Vesper si occupa di eh, raccontare quello che accade nel campo aperto o di raccontare direttamente l'opera, ma anche di raccontare il eh, documento. Eh, questo è un lavoro appunto di Giulia di Lenarda e di Giorgio De Vecchi eh, sull'epistolario di... Giancarlo De Carlo, che è custodito nel nostro archivio progetti allo IUAV. Si tratta di più di 4.000 eh, lettere, questo testo, eh, appunto, nella rubrica archivio ne affronta alcune, affronta alcune questioni e ehm, appunto di Lenardo e De Vecchi fotografano questi documenti. Anche fotografare il documento, chiaramente come lo si fotografa, come lo si guarda, è già una posizione verso il documento stesso. Eh, Vesper 3 ha la copertina firmata da eh, Guido Guidi. E era molto difficile scegliere eh, questa, la copertina per questo numero dedicato al tema Nella selva. Eh, diciamo che eh, era molto facile banalizzare il, il tema e abbiamo optato, appunto, chiaramente in dialogo con Guido. Guidi, eh, per questo scatto che, come ci ha detto poi il grafico, scegliete sempre delle copertine che sono delle anticopertine, cioè un'immagine che uno non metterebbe mai in copertina. No? Addirittura vediamo appunto il fondo delle scarpe di un signore che sta entrando furtivamente, probabilmente sì, all'interno di uno spazio più o meno abbandonato, ne vediamo poco, eh, sicuramente non siamo in una città controllata, in uno spazio il cui controllo è, è totale. Ancora eh, dentro, mh, rivediamo lo scatto intero questa volta di, eh, di Guido Guidi e altre mh, fotografie sempre dello stesso autore tutte tratte dal ciclo, da un ciclo dedicato alla Sardegna. Molto bella questa immagine anche sulla quale si è discusso molto insomma, se poteva essere l'immagine eh, di, di copertina proprio perché di nuovo eh, la selva eh, ci potrebbe far pensare a qualcosa di lontano e ignoto, invece questa immagine anche molto domestica ma al tempo stesso... Con un certo grado di disimpegno da chi custodisce questo luogo eh, ci sembrava altrettanto interessante. Un altro rapporto eh, all'interno di Vesper con la fotografia è quello proprio di fare da controcampo un testo. Questa è la sezione eh, citazione: questa è una citazione da un testo di Rabelais e questa è un, una fotografia di Bughi, quindi qui il fotografo ehm, che è stato appunto eh, contattato proprio per i suoi sguardi anche duri eh, nella, nella città. Eh, anche, come dire, un po' a demolire luoghi comuni, se vogliamo, no? anche un discorso sulla vecchiaia, un po' scevro di, di tutte le retoriche che solitamente andiamo a, ad annidare intorno a questa fase della vita. Qui, insomma, vediamo una signora che si sta tagliando probabilmente per condizioni di necessità comunque con gesto piuttosto fermo eh, un pezzo di carne su una panchina. Questo è un unico scatto di quest'autore, quindi qui l'autore parla attraverso solo questa immagine che però insomma ci è sembrata eh, di nuovo eh, significativa. Qui un eh, contributo di Sissi Cesira Rosselli. Eh, che accompagna un testo di filosofia sulla selva. Chiaramente questo era un testo che nasceva senza immagini e eh, ci è sembrato doveroso, in questo caso se vogliamo la fotografa si è messa proprio al servizio dell'interpretazione eh, del testo, quindi un, un altro rapporto ancora per cercare di raccontare... Quanto attraverso i secoli del pensiero filosofico viene invece eh, descritto all'interno del, del saggio. Un'altra posizione, ancora eh, sempre eh, di valorizzazione editoriale della fotografia e ehm, la ritroviamo in questo contributo sempre di Pertoldeo che è anche direttore eh, del Master in fotografia allo IUA, quindi siamo fortemente in dialogo e anche in complicità eh, per quanto riguarda la produzione di questo progetto qui siamo nella rubrica eh, viaggio e eh, Pertoldeo propone un viaggio in un rosetto quindi se vogliamo di nuovo... Un'accezione un po' paradossale, no? siamo sempre abituati che il viaggio è qualcosa che ci porta in un luogo esotico, lontano, sconosciuto, mentre in questo caso il fotografo è girato intorno a un, luogo, a un oggetto, una, una, direi una presenza, più che un oggetto eh, molto noto del proprio giardino, che però guardato così evidentemente è capace di raccontare una storia più complessa, anche più eh, articolata di quello che potremmo pensare. Il numero 4, Esile ed Esodi, ha in copertina eh, una fotografia di Stefano Graziani, si tratta del mare nero eh, di Trieste, di nuovo una visione eh, molto ravvicinata, no? abbiamo visioni molto ravvicinate, molto, molto distanti, ma sempre un po' alterate e ambigue. Eh, di un, una presenza diciamo, nel nostro pianeta che evidentemente ci aiuta a raccontare il tema degli esili e degli esodi. A commento della citazione, in questo caso un lavoro di Luca Capuano, in che in progressione eh, ci sembra all'inizio un, um, una stoffa, un velo, mentre nel proseguire degli scatti scopriamo che si tratta della plastica eh, che copre dei mobili in una casa vuota, eh, quindi un, un discorso chiaramente sul tempo, eh, sul viaggio, eh, sul il fatto di svuotare alcuni, alcuni spazi con i nostri movimenti. E in questo caso vedete invece il, un progetto di Marina Caneve che racconta proprio il proprio progetto. Quindi in questo caso l'autrice delle fotografie è anche l'autrice del testo, è anche l'autrice che racconta questo progetto europeo alla ricerca dei, dei ponti e dei canali, dei punti di attraversamento per gli animali, per le loro migrazioni. Diciamo un'idea di movimento dentro l'Europa. Eh, sicuramente meno, eh, meno raccontata rispetto ad altre. Un altro caso ancora è quello eh, relativo a questo saggio di Fernando De Voto eh, che appunto parlando di grandi migrazioni, soprattutto eh, di grandi movimenti eh, migratori che ricordano anche grandi movimenti migratori che hanno conosciuto eh, gli italiani in, in tempi passati, Qui abbiamo proprio chiamato un fotografo chiedendogli un suo scatto eh, che ha fatto storia. Eh, questo è lo scatto di Luca Turi. Eh, siamo appunto nel 1991, lo sbarco appunto, eh, degli albanesi in Italia. Quindi quello, in questo caso, insomma, eh, di nuovo eh, Turi ci ha concesso questo scatto. Eh, che mh, ci sembra fondamentale per ricordare storie, controstorie, per ricordare insomma, eh, chi, chi migra, chi si muove, che anche chiaramente il nostro popolo è stato in movimento e, e quando poi abbiamo anche accettato altri popoli in movimento. Questa è la copertina di Moby Dick, Avventure Scoperta. Ed è un lavoro di Alberto Sinigaglia, eh, di nuovo insomma una visione un po' estraniante. No? Qui siamo in un parco a Milano eh, dove qualcuno è vestito da astronauta, non si capisce perché, non ha, la fotografia non fornisce altri dati se è carnevale o c'è un set televisivo da qualche parte. E se si guarda il retro della copertina, si, anche, si vede anche una coppia che sta facendo un picnic. Quindi l'immagine è ancora più. Eh, enigmatica, diciamo, da una parte il quotidiano, dall'altra qualcosa eh, di non precisamente comprensibile o etichettabile, di nuovo. Altri scatti eh, di eh, Sinigaglia e di nuovo altre casistiche. Questo è un testo, un saggio di Felice Cimatti, eh, che è un professore di filosofia, però, anche uno scrittore, eh, però, è anche un artista e eh, commenta, voleva commentare appunto il proprio testo con le sue opere eh, come vedete è un artista che lavora con questi piccoli oggetti, con questi piccoli giocattoli questi piccoli animali, persone con cui costruisce delle scene eh, qui vediamo appunto un'arena nel quale gli animali si divertono a vedere gli uomini che combattono insomma una sorta di ribaltamento eh, del, dei ruoli e gli scatti, appunto, il lavoro fotografico è di eh, Sissi sì, sì, Cesira cioè Rosselli. Ma in dialogo con l'artista, insomma, questo lavoro è stato fatto insieme. Perché poi le opere di Felice Cimatti, come vedete, proponevano anche delle difficoltà evidentemente eh, di, anche dal punto di vista tecnico, eh, di ripresa, proprio lavorando anche sullo sfocato e sul problema della messa a fuoco. Eh, questo è l'inserto, l'inserto è uno spazio di libertà che diamo a un autore in ogni numero della rivista e nel numero 5 appunto è stato dato Armin Link nel quale troviamo una serie di indizi tratti da alcuni laboratori di ricerca. Spesso dai laboratori di ricerca abbiamo, studiamo i risultati ma raramente andiamo a vedere eh, che cosa accade in questi luoghi delle scoperte, della misurazione, eh, dove insomma, si, forse si possono vedere le tracce dei nostri futuri e dei nostri eh, destini, appunto una serie di indizi. L'ultimo numero ha in copertina eh, questo bellissimo scatto di Letizia Battaglia. Siamo nel eh, manicomio di Palermo, quindi se vogliamo anche uno scatto molto politico, eh, dove vediamo tre signori eh, vestiti da fate. Eh, in questo caso la chiusura del numero, cioè la differenza tra la copertina chiusa e aperta, è ancora più eh, evidente, nel senso che la parte sfocata della fotografia è nella copertina, mentre la parte a fuoco è nel eh, retro della copertina. Quindi diciamo. Eh, come ho già detto in un'altra presentazione, nessuna cortesia per i lettori, nel senso, nessun, non c'è nessun agio, non vengono messi evidentemente a proprio agio con la copertina. Anzi, a copertina, qualcuno potrebbe pensare che è, un, è sbagliata sostanzialmente perché non è a fuoco, e solo aprendo il numero. Eh, si può vedere invece insomma, quella che era l'intenzione eh, di Letizia Battaglia. All'interno un'altra eh, un sua fotografia dove vediamo questa sirena eh, in, un, um, insomma, in un luogo disastroso, evidentemente in una discarica, eh, chiaramente questo è un discorso anche sul femminile. Eh, non sempre eh, però ospitiamo il lavoro di fotografi, qui in, in, con l'ultimo numero segno, insomma, sottolineo anche qualche eccezione, eh, di nuovo tornando al problema del racconto del progetto. E non sempre gli autori sono seguiti da fotografi, hanno rapporti con i fotografi o magari non vedono la necessità eh, di documentare quella parte del lavoro perché magari pensano che non sia rilevante o in quel momento non, non pensano di raccontarla. E questo è il caso ad esempio di un progetto, eh, come vedete, di una casa. Eh, un progetto di eh, Cherubino Gambardella, una casa che, il cui cantiere viene gestito in questo modo, cioè attraverso eh, muli. Cioè, il luogo è praticamente inaccessibile da altri mezzi, quindi si accede in questo modo, torniamo indietro di secoli. Cioè, tutta quella tecnologia, quella tecnica di cui pensavamo di essere super circondati, in realtà non sempre è utile, non sempre può essere messa in uso, lo può essere solo in alcuni luoghi. E il cantiere si fa quando le condizioni ambientali lo permettono, e si fa solo con questi mezzi. Quindi uomini a piedi muli e via dicendo. Quindi qui. C'è cioè un racconto sostanzialmente del cantiere che come vedete è stato fatto dagli architetti, probabilmente eh, come dire, non, non sono fotografie che i fotografi potrebbero eh, ritenere tecnicamente corrette, ma sicuramente molto necessarie eh, per eh, un racconto che ci sembrava doveroso perché... Eh, questo progetto non si sa dove andrà a finire, no? andrà a finire in base, finirà in base a queste condizioni, quindi anche il racconto fotografico ce lo, ce lo attesta. Sempre nel numero 6 è presente questo progetto dello studio Carlana Mezzarira Pentimalli, e ritroviamo Armin Link a, a raccontarlo, ma non in toto, nel senso che... Ehm, in questa pagina, come vedete, due fotografi si trovano vicini a raccontare la stessa, la stessa opera. Da una parte un, una fotografia di, di Marco Capelletti e l'altra di Armin a raccontare anche atmosfere, se vogliamo, simili ma non esattamente le stesse e quindi anche un confronto tra due tagli eh, fotografici. Vado, eh, concludo con un altro contributo sempre in best per questa volta non è di, proprio di fotografia, ma è un'opera eh, di Chiara Bettazzi che è un video. Chiaramente la, eh, la rivista essendo cartacea ed essendo, se vogliamo, anche statica anche nel, eh, nel, nei suoi mh, racconti, eh, ha trasformato questo, questo lavoro, o meglio l'ha riportato, come se fosse una serie di eh, fotografie, chiaramente con tutta la complicità eh, dell'autrice, in una sequenza progressiva che ci fa vedere questo luogo d'incanto. Che progressivamente, però, sfogliando la rivista, iniziamo a capire da alcuni dettagli che tanto incanto magari non è, o meglio, forse ci basta poco per andare in un altrove. In un altrove che eh, proseguendo potremmo scoprire che non è altro che il parcheggio di una periferia. Grazie. Grazie moltissime a Sara Marini per questa cavalcata attraverso, eh, attraverso la storia del progetto di Vesper e attraverso tutti i numeri, e mi sembra che come dire, abbia ampiamente approfondito anche diciamo, le nostre curiosità iniziali e, e come dire. Potremmo dedicare un intero ciclo o vari cicli a Vesper. <ride> e adesso è qui con me Luigi Latini, però ci piaceva, prima di andare magari a concludere, e lascerei le conclusioni appunto a Luigi Latini, aprire a delle domande, degli interventi. Penso che Sara Marini sia disponibile anche a rispondere a alcune domande. E Steve Bisson ci segue e anche lui è qui con noi, così ci farebbe piacere se qualcuno ha voglia di intervenire, di commentare, di... <ride> <Ne> abbiamo... <ride> Vi abbiamo riempito di mille cose, per cui non so, forse Luigi vuoi dire intanto tu qualcosa e intanto magari vengono delle idee. Innanzitutto grazie, perché pomeriggio a Treviso. Eh, per fortuna, diciamo, poi abbiamo i sistemi per diffondere lontano eh, i contenuti eh, in modo preventivo e poi attraverso i mezzi moderni di questi incontri. È chiaro che. Non ci sono mai le folle un po merito, però, come ha visto Sara, che è venuta anche recentemente, miracolosamente si verificano queste, queste cose: sono bellissime. E forse tanta discussione, forse non c'è da aspettarsela, perché ci sono molti, molti colleghi qui in, in sala: amici, colleghi. Quindi, c'è tutto la, la staff agguerito del Pard, quindi dell'ufficio editoriale, poi ci sono molti professori anche illustri e quindi però c'è uno scarto che mi piace commentare ci stiamo guardando e, ed è una cosa che a me piace moltissimo perché proprio ci sto proprio nel mezzo fino al collo fra queste due realtà anche la fondazione che ha 35 anni di vita ha un ufficio editoriale sin dalla sua nascita Patrizia ne è coordinatrice ci sono tre persone a tempo pieno quindi un, un pard a mezz'ora di tempo da Venezia. e Quindi sono, sono delle cose preziose che dobbiamo, vicinanze che dobbiamo coltivare, no? Perché non credo che sia comune. Primo, una fondazione che, che si mette in, in testa di, di produrre i propri libri invece di delegarli all'esterno. E dall'altro un dipartimento che ha un'eccellenza e con tutta una storia recente, quindi di cui ci ha parlato la Sara e di cui la Sara è un po' capofila. quindi ehm, Anche se stessimo in silenzio, per me questo silenzio è pieno di contenuti e di, e di parole, perché è, è, è propositivo. No? Mi viene a dire questo, quindi non parlo di fotografia, mi dispiace, ci sono gli esperti. Poi l'altro, e io sono... Eh, la rivista la conosco, l'ho seguita eh, fin da, dall'inizio appassionatamente. Eh, eh, so, sono pieno di sgomento, eh, qui non parlo ancora una volta di fotografia, perché l'avremmo voluta fare anche noi una rivista a Treviso, se ne parlate infinite volte. Quindi se, se ripasso con la mente, Esilie ed Esodi, Super Venice... Eh, i uh, titoli Magic, io vorrei rifare la stessa cosa e fare una rivista di paesaggio. Cioè, è come, ci, mi ci sento perfettamente. Quindi, prima di tutto mi chiedo: allora, cos'è una rivista di paesaggio? Quali sono le differenze? O no? oh, forse è bello chiedersi: quali sono le contaminazioni e le vicinanze? Quindi è un po' un lavoro che si fa anche eroicamente e, e, e ereticamente all'università, no? Però eh, è un tema che spetta più a noi, che, che è più alla, alla fondazione che al Pard. Eh, poi non dico altro, però mi piace condividere questa cosa proprio perché è, è piena di, di significato. Io per due volte, ma non solo io, però io l'ho fatto due volte per due incontri, uno fuori e uno dentro, ho tirato giù, noi abbiamo accese le, gli abbonamenti delle principali riviste di paesaggio a livello direi mondiale, non sono tantissime, ma costa, ci costa un occhio, de... cioè, non so se riusciremo a permettercelo in futuro, oltre a pagare le bollette di questo editorio, perché non so quanto dureremo, quanti giorni. E, e quindi ci abbiamo provato più volte a volte perché devo fare delle comunicazioni su riviste e paesaggio, quindi saltano fuori le bellissime monografie delle riviste italiane e quindi tutto anche il tema della fotografia si porta dietro e questa è l'invidia per invece tutto il mondo anglosassone che ha invece tutta una serie di filoni, di critica, di documentaristica sulla rivista. E quindi no, sto, sto uscendo dal tema, però ecco, volevo confidarvi che dietro le quinte... Eh, c'è un desiderio di un vesper eh, anche da parte nostra che non ci sarà mai però c'è appunto questa vicinanza di due gruppi di lavoro eh, forse consanguine noi siamo un po più anziani voi siete più cioè fra l'altro insomma sono qua mi piacerebbe anche salutarli personalmente però ecco questo incontro che nasce all'insegna della fotografia dal mio punto di vista visto che ora ho anche delle Responsabilità esplicite per me e anche per noi anche un po' un auspicio per, per riflettere su, su questa cosa. No? Da un lato, l'assenza la, di una rivista di paesaggio, eh, premesso che non si sa più cosa ci stia dietro questa parola, no? l'abbiamo cercata più, più volte di demonirla. Eh, per modo, in modo esplicito, perlomeno in tutta l'area, i francesi hanno ancora delle cose, gli spagnoli ci hanno provato, poi c'è tutto il blocco anglosassone, ha le sue certezze, a volte anche noiose. Però noi siamo assenti da questo punto. E quindi questa attenzione. E dall'altro, però, anche là, tutti i dubbi, di dire: Ma poi quali sono le sovrapposizioni, quale sarà l'originalità di un'opera di questo tipo, no? vediamo che nel campo dell'editoria del paesaggio c'è tutto e niente. C'è una confusione totale. Quindi, il fatto di avere perlomeno visto oggi, in modo ordinato, partendo dalla fotografia, l'evoluzione di questo progetto, secondo me è di stimolo per raccontare mille altre storie e anche, immaginare anche forme di, di, di contaminazione. Naturalmente condivido in toto il, diciamo anche le riflessioni di Luigi legate così a, a sogni forse irrealizzabili, ma di, di aprire altri diciamo, progetti dal punto di vista anche delle nostre edizioni. Chissà, vedremo. Eh, C'è il professor Armonino che ha, ha chiesto la parola. Modestissima proposta da esperto quale sono di paesaggio, avendo scritto la voce, anzi disegnato la voce di paesaggio nella, nel dizionario curato dalla professoressa Marini, nonché eh, collega del professor Latini. E se si facesse un numero di vesper sul paesaggio? molto brevemente, allora credo che mh, il paesaggio in Vesper ci sia, ci sia, se vogliamo, sono, mh, è un'idea di paesaggio chiaramente eh, molto coprente, che va proprio alla vita delle cose, delle persone, dei luoghi. E penso anche che il numero 3 nella Selva sia stato proprio, se vogliamo, un po' più alla lettera, eh, dedicato alle altre forme del, del vivente. Eh, ma in generale, insomma, la rivista porta avanti eh, uno sguardo sulle cose che tiene conto. Eh, proprio del, di un'idea, se vogliamo, di ambiente, di percezione dello stesso, quindi della de nozione di paesaggio, che è già nel suo nome, no? perché già evocare il tramonto e dire che guardiamo nel, nel momento del tramonto è non una visione, eh, se vogliamo, planimetrica, geometrica, ma già ci attestiamo a una condizione che appunto una fotografia potrebbe rilevare immediatamente. E che sicuramente nel progetto di paesaggio è una condizione che viene magari anche considerata di più eh, che in altri campi del progetto, no? proprio per l'attenzione ai mutamenti, agli ambienti, al tempo sostanzialmente. Eh, buonasera, volevo. Volevo cercare di capire no? la fotografia nell'ambito della scuola, se può, se può cioè, interagire come apprendimento. E molti magari ragazzi, anche con la fotografia, riescono a argomenti pesanti come possono essere della guerra o cioè, interagire e, Invece di prendersi i libri o a cioè, molti non mi piace proprio studiare sui libri. La fotografia potrebbe essere un argomento per la scuola sia dai piccoli a adulti, universitari o cose, cioè momento di, di dibattito, di, di riflessione sull'argomento o qualsiasi argomento che la fotografia può, può portare. Cioè, io nel mio piccolo ho avuto questa esperienza con dei bambini che, cioè con la fotografia, bambini che magari non riuscivano a studiare sui libri, facendo un procedimento delle foto riuscivano insomma a prendere. Ecco, volevo il suo parere su questo, ecco, grazie. Grazie per la domanda, sì sicuramente, nel senso che eh, già in Vesper alcuni discorsi sono proprio portati avanti. Solo dalla fotografia, cioè non c'è bisogno del testo, eh, sono alternativi, è un altro modo di scrivere sostanzialmente nella, nella rivista e in generale, eh, chiaramente ad esempio nella nostra scuola eh, la produzione di immagini e tutte le arti che, o le tecniche che, che ruotano intorno alla produzione proprio dell'immagine è chiaramente molto, molto sentita. Eh, anche gli studi di fotografia adesso ci sono state varie stagioni nella nostra scuola in cui venivano anche proprio insegnata la tecnica fotografica, eh, alcuni degli autori che abbiamo attraversato, ad esempio Guido Guidi, proprio, mh, è un autore che nasce nella nostra scuola. Eh, Proprio, stiamo anche raccontando eh, quello che è stato anche il ruolo pedagogico del, della fotografia o anche il ruolo della fotografia proprio eh, come strumento di ricerca sostanzialmente, chiaramente che poi è diventata anche un grande campo di lavoro autoriale per alcune di queste persone. Eh, è evidente che il diverso rapporto tra fotografia e testo o anche il fatto di escludere che questi due strumenti stiano insieme, Dentro la rivista è proprio un discorso su quello che stava sottolineando lei, no? sulle diverse forme anche di eh, modi, strumenti per guardare il mondo, per capirlo, per leggerlo, eh, in alcuni casi appunto alcuni autori si esprimono solo col testo, cioè non, non hanno nessuna, nemmeno il disegno ad accompagnare il discorso, e, e in alcuni casi proprio la fotografia da sola, come ricordavo anche prima, soprattutto negli ultimi decenni, ci ha ricordato appunto dei discorsi sul mondo che magari la parte testuale può essere più difficile da, da comprendere, insomma, o anche chiaramente la barriera linguistica, no? la fotografia è un, è un linguaggio più universale di quello della scrittura perché chiaramente già il testo eh, di nuovo la lingua eh, l'espressione in una lingua piuttosto che in un'altra, appunto la nostra rivista è bilingue, ma questo non è detto che riesca a coprire ad arrivare a tutti, mentre sicuramente le nostre copertine possono farlo. Intervengo perché mi sembra che Steve Bisson sia abbia voglia di fare un intervento eh, se rifunziona il collegamento ci siamo un po solo volevo un po eccoci partecipare. no allora volevo in realtà più che fare domande richiamare due cose che mi hanno che mi, mi sono subito rimaste addosso dell'intervento della de professoressa Marini la prima cosa è che ha come dire, eh, ha omaggiato questo ruolo della fotografia eh, eh, militante, in qualche, questo ruolo militante della fotografia che ci ha ricordato in qualche modo di alcune cose che non, non hanno funzionato. No? E questo è questo interessante, ma credo che sia eh, una questione. Eh, mi sentite? Okay. Eh, per, credo che sia interessante come richiamo, perché è, è tuttora così. Eh, se osserviamo la produzione dell'immagine come ambito mh, di osservazione, eh, quasi vero e proprio paesaggio culturale, in questo caso, fatto di segni, eccetera, ehm, offre tantissimi spunti, anche, come dire, in altri ambiti. E, mh, e quindi questo mi, credo valesse la, la pena richiamare e credo che anche la rivista in sé possa accorgersi e possa essere come dire, una piattaforma interessante anche per gli addetti ai lavori del mondo dell'architettura, di questi studi, di arti, teoria eccetera, di accorgersi di tutto un brulicare eh, interessantissimo di iniziative progettuali, di ricerche che nascono nell'ambito della fotografia, perché purtroppo come eh, spesso osserviamo la fotografia ancora un po' con un certo imbarazzo come possano insomma... Un'arte un minore o comunque mh, avesse, fosse difficile farla uscire un po' come dire, dal recinto della didascalia. Ecco, in realtà ormai abbiamo un'infinità di, 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 di progetti da anni che ci dimostrano il contrario, quindi credo che questa rivista abbia un grande potenziale, così come quella che immaginava poco fa il, eh, il professor Latini, proprio per, eh, di, di diventare una piattaforma per dare spazio alla fotografia anche come ricerca. Eh, e quando dico fotografia, eh, me ne pento, perché purtroppo è una parola che dovremmo rimuovere dal dizionario, nel senso che le parole, quando portano in sé troppe definizioni, non ci aiutano granché. No? Eh, e quindi in realtà, quando eh, parlo di fotografia, parlo di, come dire, eh, di sociologia dell'immagine, antropologia visiva, eh, di tutta una serie di applicazioni, di ambiti che è andata a occupare proprio perché è una straordinaria invenzione che ormai si applica in infiniti ambiti e settori, eh, di cui quella che noi definiamo fotografia, cioè la fotocamera o il, te il telefono, sono proprio veramente ormai ridotti al margine. Okay? Quindi anche studiare le applicazioni di questa, di questa straordinaria invenzione che ormai è si è moltiplicata in mille, mille strumenti, invenzioni, innovazioni, è straordinario. L'altra cosa, e chiudo velocemente, mi è piaciuto molto quando ha citato l'immagine come saggio, e, e, perché era, è una parola che, che mi ha colpito molto, perché l, la parola saggio in sé ha molti significati a sua volta e, e, e l'ho trovata, trovata molto interessante ecco, come, come, come scelta. Ecco. E, e qui vi ringrazio e vi saluto in anticipo. Grazie Steve. Eh, non so se qualcun altro ha voglia di aggiungere qualcosa. Non so se... allora, abbiamo fatto le 19.30 abbondanti. Ci salutiamo. Sì, io c ho, c ho un modo per salutare. Hai un modo per salutare. Sì. Sarà un po' patetico, eh, però. Nel palazzo accanto abbiamo finalmente tutte le scatole dei libri di Enrico Fotterari che sono arrivate a Venezia, quindi ordineremo la sua biblioteca. A proposito di quel un discorso un po' non politico, ma di quella vicinanza tra Yoave e Fondazione Veneto, che vogliamo rinsaldare. No? Per cui una parte della biblioteca di Enrico è già a Yoave e l'altra la, parte poi è nel corso dell'estate ci siamo messi d'accordo con Daniela, sono arrivati. E il fatto che ci siano questi scatoloni ancora da aprire è un modo per, per, per concludere e evocare un amico che è qui presente. Ecco. Grazie a tutti. E Speriamo di vedervi numerosi anche ai prossimi appuntamenti. A presto.